Ok, allenamento a 50 metri. Prima freccia, beh, 8 basso, non granché. Pelo alta. Sempre alta. Buona. Dai, buona. Aspetta che vado a prenderle. Ma hai visto il video? Adesso vado a vedere, tanto vado a vedere le frecce. La faretra? L'ho portata per farla asciugare, qua si asciuga in 3 secondi. Hai preso tanta acqua domenica? Beh, sì. Beh, avevo l'ombrello, perché era l'unica salvezza. Però Salussola, l'ombrello, no, Salussola, a Salgari quella volta lì, l'ombrello, ciao. A Salgari, no. Vabbè, discreto, dai. Tu notto però, eh. Paglione nuovo. Quando arrivo in ancoraggio a 50 metri, cioè la punta è sempre così, non si guarda, però comunque deve essere. No, non è che si guarda, ma la devi vedere però. Ma devo sempre poi capire dove tenerla, come il 18. Sì, è ovvio. Ma qua a 50 metri la vedi meglio. Magari socchiudi leggermente l'occhio sinistro, lo socchiudi solo leggermente per... Beh, socchiudere il destro non è una buona idea. No, perché lo chiudo. Certo, puoi chiuderli anche tutti e due. Chiudendo... No, ma succede se vuoi quando è stanco l'occhio. No, ma se li chiudi tutti e due è il vero tiro istintivo. È il vero tiro istintivo. Come quello che fa dietro. Esatto. Una gara, dai, ora facciamo una gara di vestiti. Certo. Dai. Io l'ho fatta e mi hanno subito detto che ero un ladro. Perché? Perché. Ma quella roba del string? Sì, una pezzola, ho fatto un centimetro di string perché mi toccavo gli occhiali. Ladro matricolato. Hai quella gara che te l'ho detto? Sì, sì, no. Ma io non posso farci. Anche se faccio cagare. Sì, prima però prova qua. Così se non pari tutte le frecce. Ma è ovvio,
ovvio, però secondo me si potrebbe provare. Certo. Sì, così mi mandano i carabinieri dietro a controllarmi. Però possiamo fare. Riesco a battere se non è facile. Però proviamo prima qua.